a tutti ragazzi, benvenuti anche in questo nuovo video di nuovo. Oggi un giorno alquanto particolare, visto che sto facendo un video diverso dal solito. In poche parole, prima cosa ringrazio tutti per le visualizzazioni. Poi, visto che gli iscritti al mio canale sono diventati 35, ringrazio quelli che hanno deciso di seguirmi. Avrete sicuramente notato che lo sfondo questa volta è cambiato, infatti sono dal lato sbagliato della stanza, diciamo così, questa volta, perché di solito il computer io ce l'ho su quella scrivania là. Ora non fate caso al disordine che c'è sopra, ma essendo il mio ambiente ci deve essere per forza il disordine. Quindi allora, a parte questi cambiamenti tecnici, chiamiamoli così, oggi vorrei condividere con voi una cosa che cioè, ho fatto adesso, diciamola così. Mi sono connessa con la mia adorata. Allora, prima di tutto, vabbè, ho messo il computer qua su un'altra scrivania perché avendo la TV qui, dovendo connettere alla PlayStation 3, so che magari si potrebbe connettere via wireless, ma io non ho un modem che ha anche il wifi. Io ho una chiavetta, quindi sono costretta a collegare la mia PlayStation 3 con l'Ethernet direttamente al computer. Quindi ho dovuto mettere il computer su questa scrivania qua dove c'ho la PlayStation 3. Quindi mi sono connessa con la mia PlayStation 3 al PSN e poi un giorno magari, se mi volete aggiungere, chiedetemelo via posta privata e poi in caso ci scambiamo i contatti. Comunque, tornando al dunque, mi sono connessa con la mia PlayStation 3 a PSN e ho deciso di fare un salto sul PlayStation Store per così dare un'occhiata, visto che appunto adesso ho LA Noire. Volevo vedere un po' i contenuti che sono disponibili sullo store, ma ovviamente con mio grande dispiacere ho visto che tutti i contenuti praticamente sono a pagamento, gli stessi avatar sono a pagamento. L'unica cosa che sono riuscita a scaricare, l'unica cosa gratis, ora ve lo dico subito, è il contenuto, il piano di Chicago, che sarebbe praticamente un'arma, mi sembra una mitraglietta, un mitragliatore. L'unico contenuto gratuito che c'era. Ovviamente l'ho scaricato subito. Poi per il resto non ho potuto toccare niente visto che è tutto a pagamento. Poi sono andata a fare un giro fra le demo perché visto che le demo sono gratuite ho detto fammi vedere se c'è qualcosina di interessante. Mi sono spulciata tutte le lettere, ho cominciato dalla fine, dalla Z, e sono poi man mano risalita, non so perché. Quando sono arrivata alla lettera L, ho visto questa cosa curiosa. Poi ovviamente la prossima inquadratura sarà sulla TV, quindi lo vedrete comunque di persona. Ho visto questa cosa curiosa. Si chiama Limbo. Mi sono incuriosita anche perché non c'era subito scritto, perché c'erano due contenuti, quindi era una specie di cartella che conteneva a sua volta dei contenuti. Quindi l'ho aperta, mi sono incuriosita e ho letto un po' di che si trattava e mi è sembrato alquanto interessante. Ora magari se riesco a ricollegarmi allo store, vi leggo direttamente quello che c'era scritto, sempre se riesco, ovviamente. Vabbè, nel frattempo che apre, ecco il Glen. Nel tempo che carica qua siamo proprio freschi. Vabbè, comunque, dicevo che ho visto questa scritta che mi ha alquanto incuriosito, Limbo. Quindi ho aperto questa cartella, sempre se riesco. Eccola. Limbo. È praticamente un quadrato nero con questa scritta qui. Limbo, c'è ovviamente la versione di prova e poi c'è l'aggiornamento al gioco completo, c'è proprio il gioco completo. Infatti questo è un gioco solo scaricabile che costa ben 12,99 euro. Quindi ovviamente io ho guardato la versione di prova perché non posso neanche avvicinarmi ai contenuti a pagamento e
Qui dice, un ragazzo incerto sul destino della propria sorella entra nel limbo. Sulla storia dice soltanto questo. Poi ci sono un altro sacco di descrizioni, dice, vincitore di più di 90 premi, tra cui migliore gioco scaricabile da Game Informer, miglior gioco puzzle da GameSpot, miglior gioco indipendente da Kotaku, gioco digitale dell'anno da Game Reactor, migliore gioco indipendente da Spike TV, migliore gioco scaricabile da Xplay e miglior gioco horror da IGN addirittura. Quindi, e poi ci sono delle, diciamo, dei commenti come per esempio Limbo è per quello che fa il gioco più vicino alla perfezione, il gioco è un capolavoro, oscuro, inquietante e allo stesso tempo misteriosamente affascinante, Limbo è un mondo che va esplorato. Quindi mi sono estremamente incuriosita e ho deciso di scaricarla. La demo pesa soltanto, usciamo dallo store, la demo pesa soltanto 95 MB, quindi ho potuto anche tranquillamente scaricarla. Ovviamente l'installazione l'ha fatta da sé. E quindi prima di cominciare proprio a giocarlo, non l'ho ancora giocato, mi è appunto venuto in mente di condividere un qualcosa di nuovo con voi. Quindi non so se può essere considerato una specie di gameplay, visto che è semplicemente una demo, ma diciamo che più o meno lo è. Quindi direi che ho detto tutto, ora andiamo a vedere com'è questo benedetto limbo. Andiamo a giocare. Eccoci qua ragazzi, allora, vabbè, a parte il tema che è di L.A. Noire ovviamente, essendo l'ultimo gioco che sto giocando, allora appunto vi ho detto che ho scaricato questa demo da PlayStation Store, ed eccola qua. Prima cosa mi scuso per la qualità video che so non essere granché, ma... Allora, ho detto, non posso ancora farci nulla. Quindi come potete vedere, come avete sentito appunto dal commento di prima, l'atmosfera è molto cupa, è molto inquietante, e come potete vedere anche da questa anteprima, da questa musica di sottofondo che sentiamo. Quindi appunto vedete scritto Limbo Trio, appunto la versione di prova, quindi andiamola a giocare. C'è il caricamento. Play Dead Presents, a game by Arnt Jensen, che appunto credo proprio sia l'ideatore di questo gioco. Molto particolare perché prima mi sono dato uno sguardo all'anteprima, che appunto sempre disponibile dalla facciata dove si può scaricare la demo. Ok, premi start e andiamo. Luogo molto allegro, devo dire. Beh, potete ben notare sfumature solo di nero e grigio e quel po' di bianco che ci sono, non ci sono altri colori a quanto pare. Ma cosa devo fare? Devo premere qualche tasto? Ecco qua. Ah, quindi quello là è il ragazzo di cui si parlava nella... Come potete vedere la cosa è molto particolare perché se ne vede solo la sagoma con i due occhiettini. Riprendiamo, scusate l'interruzione, ma si erano scaricate le batterie. Riprendiamo. Come dicevo, ha solo questi due occhietti luccicanti. Il paesaggio è sempre quello. Vediamo, c'è la funzione di salto e nient'altro a quanto pare. X e triangolo servono a saltare. Allora, ecco il primo ostacolo. Vediamo
Però davvero molto inquietante. Come funziona? Ah, ecco, c'è per afferrare il cerchio. Immagino che bisogna spingerlo. Oh no, ah no, bisogna tirarlo per poterci saltare sopra. Eccoci qua. Immagino si aggrapperà alla corda, infatti. Scendi, scendi. Now, immagino bisogna saltare. Eccoci qua. La barchetta. Andiamo. Che bello navigare nella nebbia. Ci arrivati, giunti a destinazione. Immagino bisogna tirare la barca, infatti, ovviamente. Immagino stia per crollare questa cosa perché trema tutto. Oh no, ok. Davvero molto carino, molto particolare. Grazie, scusate, mi saranno scaricate di nuovo le batterie. Anche queste sono in pessimo stato. Non ho un paio di pile funzionanti in questa maledetta casa. Vabbè, comunque riprendiamo. Sto per arrabbiarmi. Seriamente per arrabbiarmi. Ecco, si vede cosa fa la rabbia, infatti, ero talmente disattenta che non me ne ero neanche accorta. Ok, evidentemente inconsciamente mi diverto a fare a pezzi questo povero giovanotto dalle trappole, ma non posso farci niente a quanto pare. Opla. No, a quanto pare si pesa troppo. Vediamo, ah, forse se riesco a farla agganciare alla trappola è perfetto. Infatti. Per poco non ci finivo io nella trappola. Eccoci qua. Davvero, beh, come, da quello che dicevo prima, è davvero molto carino, cioè, nonostante nella sua semplicità si distingue, diciamo così. Ok, Cristo. E le sorprese di certo non mancano. Anche perché appunto in uno scenario così scarno, così vuoto a diverse cose non ci si fa neanche tanto caso. Per esempio prima la trappola non l'ho neanche vista. Quindi è davvero molto particolare, mi piace. A questo punto direi che appunto ve la consiglio vivamente. Ecco, qui siamo in acqua. E immagino non sappia nuotare, poverino. Oh sì. Oh cazzo, 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 infatti è annegato. Perfetto, ragazzi. Allora, vediamo se riusciamo a spostare questo maledetto blocco. Ah, ecco, giustamente. No, è annegato lo stesso. In due grammi d'acqua, 2 milligrammi d'acqua. Vabbè, allora
problema è come faccio a trasportare questo affare senza che anneghi? Non lo so, ragazza, vabbè, devo spingerlo, magari poi ci salto sopra, genio, starete dicendo, giusto? Vabbè, sono scema, che ci volete fa? Oh, peccato. Ok, la terza volta che lo vediamo annegare, la terza volta che magicamente risuscita. Cazzo, è la quarta volta che lo vediamo annegare. Non capisco sinceramente come utilizzare quella maledetta cassa di legno. Oh là là. Giustamente la cassa affonda, ma... No! Questo poveraccio ormai mi starà mandando le peggiori maledizioni, giustamente. Allora, perché invece non faccio direttamente così e mi aggrappo a quella corda che ho visto sporgere? Forse avrei dovuto arrivarci prima, forse di sicuro qualcuno di voi già ci aveva pensato prima di me. E infatti, giustamente, era la cosa più ovvia da fare. E ovviamente non l'ho fatta, vabbè, fa niente. Importante il risultato, nonostante questo poveraccio sia annegato 50 volte, è importante il risultato. Oppla! Allora. Ah, ora giustamente. Cazzo. Come vedete non ci troviamo di fronte ad un supereroe perché giustamente cadendo da una certa altezza anche lui le sue gambine se le spezza. Quindi ripetiamo nuovamente. Ah Gesù. Saltiamo di ramo in ramo, ributtiamo giù il tronco e questa volta riscendiamo in sicurezza di ramo Madonna. Ecco, ora non annegherà più. O perlomeno, lo spero per lui, proviamo a spingerlo. Ancora? Che cazzo però, sei di legno dovresti galleggiare, galleggia, no? Ah, Gesù. Eccolo là, finalmente siamo riusciti a superare quella pozzanghera senza fargli fare una brutta fine. Vediamo un po'. Avete visto anche voi la trappola sul ramo? Sì. A cosa servirà? Oh Cristo. Oh Cristo, cos'è quello? Scusate ragazzi, ma se mi sembra, se mi se... Oh mio Dio, se mi devono sembrare le zampe di un ragno, sinceramente stoppo qui perché io sono aracnofobica, quindi non potrei sopportare la vista di quell'essere, sinceramente. Il problema è che devo fare qualcosa. Quindi... Allora, il problema è... Se provo ad avvicinarmi, la fine è quella che abbiamo visto qualche secondo fa.
Allora, cosa dovrei fare per arrivare a quella trappola e per farcelo infilzare? Come ci faccio ad arrivare alla trappola? Eccolo là. Lo so che magari vi starete annoiando, però io meglio di questo non riesco a fare la troppo scioccata da quella cosa. Sapete com'è, quando si è fobici di qualcosa le paure sono irrazionali, quindi non riesco a controllare me stessa. Vi chiedo perdono però. Nonostante sia soltanto un gioco, raschico lo stesso. Allora, il problema è che mo al tronco non ci posso più arrivare e quindi non me lo posso portare. Quindi, magari qualcuno di voi già avrà trovato la soluzione mentre io sto ancora qua a girovagare, però non posso farci niente. Come cazzo ci arrivo? Arrivo là ragazzi, oh, forse facendo tremare un altro po'. Eccola là, giustamente. Ok, allora non finendoci noi, portiamola dal nostro amico. Mangiati questa. Forse la devo mettere un po' più dietro, infatti. Cazzo però! Guarda sto stronzo! Ragazzi, mi fa troppo impressione. Sicuro questo gameplay vi starà distruggendo. Però la demo la voglio finire, sperando che non duri ancora troppo. Madonna, mi scordo sempre che la terza zampa è vendicativa, quindi non stavo ad aspettare che io piazzi la trappola. Cristo, che paura. Allora, da questa mia reazione avrete sicuramente capito che io non sono tipo peggio di horror. Non lo sono proprio, ragazzi. L'unica cosa letteralmente sotto. Sono troppo impressionabile, quindi giochi horror zero, porta a zero. Neanche se mi regalano cose. Cazzo, ci hai provato stavolta, eh? C'ho paura, ma ragazzi, avvicinarmi. Oddio! Cioè, ragazzi, ho troppa impressione, scusate, ma ho troppa impressione troppo. Beh, andiamo avanti, vediamo cos'altro ci aspetto. Quindi appunto dicevo, giochi horror per me zero, porta zero.
farmi giochi horror nel sesso bianco, perché mi cago letteralmente sotto. Questo saranno queste cose. Niente, a quanto pare. Questo sbaglio sembra un mucchio di ragnatele. Oh Cristo, ho sbagliato. Ok, allora, a parte il spavento finale, a quanto pare la demo è finita qua, perché appunto abbiamo visto che le altre volte, ogni volta che morivo, ricominciavo automaticamente. Qui invece, mi sembra, poi io ho continuato a premere X stupidamente in preda al panico, quindi non ho visto cosa c'era uscito scritto, mi sembra ci fosse scritto continuare, quindi vedete qui, vedete, inizia nuovo gioco, sblocca gioco completo, e poi va bene impostazioni. Quindi la demo è finita qui, vabbè, a parte l'interminabile durata, ma non si è potuto fare altrimenti, spero sia stata di vostro gradimento. Io, allora, il mio giudizio, a parte il panico che avrete sicuramente notato, direi che è un gioco che sinceramente mi piacerebbe molto giocare, mi piacerebbe veramente tanto scaricarmi il gioco completo, ma purtroppo non prevedo almeno per ora di comprare le ricaricabili, cioè non ho la carta di credito comunque, e quindi ci sono anche, hanno fatto fortunatamente anche tipo le card prepagate, quindi per ora non prevedo di comprarne, ce ne sono anche da 20 euro, magari un giorno quando mi gireranno però magari qualche soldino in più e potrò comprarla. Sicuramente la prima cosa che farò sarà scaricare questo gioco che pare davvero molto bello. La grafica, appunto, l'avete notato anche voi, è veramente semplice, ridotta al minimo, colori zero, tutti scheletri grigi, nero, comunque figure molto semplici, lo scenario è quello che è, però è davvero molto suggestivo, non per niente mi stavo quasi cagando sotto, a parte la mia fobia per i ragni. Comunque, scenario molto semplice, però molto suggestivo, molto inquietante, molto coinvolgente. Non ci sono musiche, solamente i rumori che completano appunto il gioco vero e proprio, e anche la figura del personaggio, ridotta al minimo, cioè non si vede nulla, si vedono solo questi due occhi come due torce, quindi anche questo rende il tutto molto suggestivo e molto inquietante. Quindi direi demo che comunque sicuramente ne vale la pena, cioè ne vale la pena scaricarla, quindi se vi è interessato, nonostante abbiate visto di cosa si tratta, vi consiglio vivamente di giocarla di persona. Poi se qualcuno di voi già l'ha scaricato, ha avuto la fortuna di poterlo scaricare e di poterlo giocare, o se qualcuno di voi ha intenzione di scaricarlo, di scaricare il gioco completo, poi magari mi fa un favore e mi dice com'è poi proseguendo. Quindi direi che merita, ragazzi. Niente, ora io esco dal gioco. Sono le 3 meno 5, sono quasi le 3, quindi sta per cominciare Big Bang Theory. Quindi ora spengo tutto, mi fiondo a vedere Big Bang Theory. Grazie per aver seguito anche questo video, mi rendo conto veramente troppo lungo, ma ne valeva la pena. Anche vedermi impanicata forse ne valeva la pena. E niente, ragazzi, buon proseguimento di giornata. Grazie per le visualizzazioni, mi raccomando, mettete i mi piace e commentate. Al prossimo video. Un saluto e un bacione da Giacherina 979. Ciao!